Sono stati consegnati al comune i locali di Via Pane Pinto all'interno dei quali è stata realizzata un'area di attesa, di ammassamento e di ricovero per gestione emergenza di protezione civile. Alla consegna erano presenti il responsabile del Dipartimento Provinciale di Protezione Civile, l'ingegnere Maurizio Costa, il sindaco Angelo Cambiano e l'assessore ai lavori pubblici Stefania Xerra, oltre a diversi tecnici di protezione civile. Sì, è un lavoro importante perché abbiamo riqualificato un bene dell'amministrazione in maniera tale che possa essere utilizzato per le finalità di protezione civile in condizioni diciamo, di emergenza e per le finalità che il Comune riterrà più opportune e idonee in condizioni di normalità. Abbiamo congiuntamente valutato il miglior intervento, l'abbiamo progettato, abbiamo eseguito le gare e grazie ai fondi comunitari siamo riusciti a portarlo a termine in tempi celeri. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Angelo Cambiano. Grazie al Dipartimento Provinciale di Protezione Civile, all'ingegnere Costa, che ringrazio pubblicamente per l'interesse che ha avuto nei confronti della nostra comunità. È finita l'era delle opere incompiute, recuperiamo l'immobile e lo rendiamo fruibile per le attività di protezione civile e non solo. Quindi soddisfazione perché continuiamo a riqualificare il nostro territorio. L'iter per l'affidamento dei lavori del centro di ammassamento di Via Pane Pinto era iniziato lo scorso 24 aprile, quando era stata celebrata la gara. L'importo era di 496.986 euro, derivanti da fondi europei inseriti nella programmazione 2007-2013. Il progetto era stato redatto dal servizio di Agrigento del Dipartimento Regionale Protezione Civile nell'ambito della programmazione regionale. Come è stato spiegato al momento della consegna dell'immobile, le opere realizzate permetteranno di utilizzare il centro di Via Pane Pinto per attività di protezione civile in caso di emergenza e di adoperarla per le attività ordinarie del comune nei periodi di quiete.